Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Willy J ed oggi siamo su GTA 5 in cui vi mostrerò un'attività ragazzi buggatissima, un deathmatch buggatissimo ragazzi in cui se vinceremo, vinceremo veramente parecchio, ovvero vinceremo sulle 30.000, dipende dai giocatori che ci stanno. Comunque ragazzi io vi consiglio di mettere il blocco visuale in prima persona e non farlo a squadre, ora vi spiegherò il perché. Giustamente, se lo fate a squadre, la squadra che perde guadagna 5.000. La squadra che perde guadagna 5.000, mentre la squadra che vince guadagnerà 15.000. Però il guadagno è sempre poco. E io vi consiglio di essere più di 10 giocatori, ragazzi, perché dopo che siamo 10 giocatori, e se lo faremo come in questo caso mio, in modalità comunque tutti contro tutti, comunque. Si vincerà veramente parecchio. Allora, se si arriva primi, i primi guadagneranno sui 26.000, mentre i secondi guadagneranno sui 14.000. Tutto dipende dai giocatori che ci stanno. Come potete vedere, qua in sessione eravamo circa 8, eravamo 8 mi sembra, e in 8 ho guadagnato 100, ho guadagnato 15.000 dollari arrivando primo. Invece, se la faremo in 10 giocatori, già il primo guadagnerà 26.000 dollari e il secondo 15.000 dollari. Ragazzi, come si chiama questa attività? Questa attività si chiama Ferro a Fuoco, ragazzi. L'ha creata la Rockstar Games, quindi è facilissimo trovarla comunque. E io vi consiglio di giocarla tutti contro tutti con la visuale in prima persona, ragazzi. E appunto, se la completerete, guadagnerete veramente parecchio, ragazzi. Quindi si parla all'incirca dei 26.000 dollari con 5.000 RP, quindi non sono male ragazzi, sono abbastanza buoni. Non so se probabilmente poi la patcheranno in futuro e la faranno molto più breve, cioè quindi si guadagnerà molto di meno. Comunque ragazzi, io le impostazioni che vi consiglio per questo deathmatch comunque sono mettere la visuale in prima persona, blocco visuale in prima persona. Poi mattina con tempo sereno e mettere traffico no perché ci sarà il traffico perché come vedete è una mappa abbastanza grande che è ambientata diciamo quasi al centro di Los Santos, anzi nelle periferie di Los Santos, comunque vicino a Vinewood e quindi ci saranno i veicoli che passano e quindi vi consiglio di levare appunto il traffico perché se no vi diventerà impossibile giocare. Ragazzi, se la farete senza traffico avrete sicuramente migliore visuale delle kill comunque, perché se metterete veicoli molto probabilmente vi capiterà di mirare agli personaggi comunque della CPU, quindi quelli là che camminano da soli. Comunque ragazzi, penso che l'avete capito, i pedoni. Quindi io vi consiglio mettere mattina con tempo sereno, la visuale in prima persona, traffico no. Blocco armi possedute più raccoglibili, ragazzi. Questo è importante e non farlo a squadre. Poi dipende come lo vorrete fare, perché se lo fate a squadre guadagnerete 15.000 dollari anche che vincerete. Quindi, ragazzi, non è un guadagno excellent. Quindi, ragazzi, io vi consiglio appunto di farla così perché guadagnerete comunque ben poco. E quindi, ragazzi, se lo fate in modalità comunque tutti contro tutti guadagnerete di più. Ragazzi, che dirvi? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!